tutto buon 2013, sperando che quest'anno sia proficuo per tutti noi e soprattutto per il mondo open source. Oggi parleremo di click to code, vi faremo vedere come integrare Zimbra con Asterisk affinché utilizzando Firefox come browser si possa semplicemente cliccare col mouse sui numeri telefonici e far partire chiaramente la telefonata dal proprio IP phone presente sulla scrivania. È chiaro che utilizzando il Firefox si potranno anche utilizzare altri siti web contenenti dei numeri telefonici per far partire automaticamente le chiamate. L'altra cosa molto importante da dire è che se avete idee o volete creare, progettare nuovi video tutorial, fatevi avanti. Saremo ben lieti di ospitarvi all'interno del progetto B-App affinché si crei un vero e proprio network dove ognuno possa dire la sua con dei video o faccia vedere agli altri, chiaramente operatori del settore o semplici appassionati, il modo di risolvere determinate problematiche. Questo tutto per arrivare al fine comune, che è quello dell'abbattimento dei costi all'interno dell'infrastruttura IT, chiaramente per la piccola e media azienda. Buona missione! Per prima cosa andiamo a configurare Asterisk. Colleghiamoci quindi con il PuTTY all'indirizzo IP di Asterisk, ossia 192.168.0.151 nel nostro caso, e colleghiamoci con le credenziali di root. Andremo quindi a modificare due differenti file. Il primo si trova in etc asterisk e si chiama users.conf. Andiamo alla fine del file e andiamo a inserire queste impostazioni legate all'interno da configurare. Quindi scegliamo di configurare due interni del nostro centralino, ossia il 200 e il 201, e andiamo a specificare il nome, la eventuale voicemail, la password e altre impostazioni presenti in sovraimpressione. Successivamente andiamo a modificare il file extensions.conf che si trova sempre in etc asterisk. Qui dobbiamo andare a definire il contesto utilizzato sotto il tag di ATA. Quindi noi abbiamo inserito from internal perché il nostro contesto è proprio questo. Voi andrete a inserire quello da voi utilizzato e, come abbiamo visto, questo è verificabile all'interno delle estensioni di Asterisk. Andiamo quindi a salvare questo file e usciamo dal PuTTY. Queste stesse modifiche possono essere effettuate anche con il WinSCP nel caso in cui non siete molto pratici nell'utilizzo del PuTTY. Quindi colleghiamoci come utente root e password di root appunto al centralino utilizzando il protocollo SFTP alla porta 22 e andiamo a modificare i file extensions.conf e users.conf. Queste modifiche ovviamente sono già presenti nel caso in cui voi acquistiate le nostre appliance. Quindi vediamo che il file extensions.conf è stato modificato così come andiamo adesso a vedere che è stato modificato anche il file users.conf. Il prossimo passo da effettuarsi è quello di andare ad installare il software ADA su Windows 7 nel nostro caso, però è possibile effettuarlo anche su Windows XP tranquillamente. Quindi, come vi dicevo, andiamo a scaricare il software dall'indirizzo presente nei sottotitoli. Attendiamo il download molto veloce in quanto è un file eseguibile molto leggero. E la cosa fondamentale è andare ad eseguire il software come amministratore.
ed è fondamentale, altrimenti l'utilizzo dell'ADA potrebbe non essere corretto e dare dei problemi. Quindi è importante che venga seguito come amministratore. L'installazione è molto semplice, clicchiamo su Next, accettiamo la licenza e installiamo il software stesso. Quindi clicchiamo su Finish e attendiamo l'avvio del software. Il software si è avviato, andiamo quindi innanzitutto a verificare le impostazioni. Quindi nella barra vicino all'orologio vediamo l'icona dell'ADA, clicchiamo con il tasto destro e visualizziamo le impostazioni. Quindi definiamo come service asterisk e andiamo a verificare anche la licenza e altre informazioni aggiuntive. Infine andiamo a salvare e procediamo con la vera e propria configurazione. Qui andiamo ad inserire l'username, quindi il numero dell'interno che vogliamo configurare, quindi nel nostro caso il 200, chiocciola l'indirizzo IP del centralino, quindi nel nostro caso 192.168.0.151, e andiamo a inserire la password dell'interno corrispondente, quindi la stessa che abbiamo precedentemente inserito nel file di asterisk. Infine andiamo a loggarci e vediamo che l'ADA è funzionante. Facciamo quindi prima un test interno, quindi chiamiamo un altro interno digitando semplicemente il numero dell'interno che si vuole chiamare e vediamo il pop-up. La cosa bella di questo software è proprio l'integrazione con Firefox e quindi con Zimbra, sia 7 che 8, nonché anche con altri siti presenti sul web. La prima cosa da fare è aprire il blocco note come amministratore, in quanto dobbiamo andare a modificare un file affinché il plugin venga riconosciuto. Posizioniamoci in C, Programmi, Digium, ADA, Mozilla e andiamo a modificare il file, visualizziamo tutti i file, il file install.rdf. Posizioniamoci nel tag Max Version e andiamo a modificare dalla 3.5 alla 18.0. Ciò significa che il plugin funzionerà per tutte le versioni di Firefox fino alla 18.0, ossia l'ultima disponibile. Andiamo quindi a salvare il file e riavviamo il computer. Dopo il riavvio del sistema andiamo ad aprire Firefox e vediamo che è stato riconosciuto questo plugin. Permettiamo l'installazione e scegliamo Riavvia Firefox. Al riavvio di Firefox accediamo a Zimbra 7 per verificare che il plugin funzioni correttamente. Quindi inseriamo nella barra degli indirizzi l'indirizzo IP di Zimbra e loghiamoci inserendo nome utente e password. Posizioniamoci quindi nei contatti e clicchiamo sul numero che vogliamo chiamare. Prima però dobbiamo definire questa operazione come predefinita e verifichiamo quindi che l'interno squilli. Allo stesso modo andiamo a verificare il funzionamento con Zimbra 8. Prima di tutto però loghiamoci nell'amministrazione poiché dobbiamo andare ad attivare per ciascuna utenza lo Zimlet Phone. Quindi posizioniamoci negli account, selezioniamo l'account stesso, modifica, andiamo nella sezione Zimlet e attiviamo lo Zimlet Phone. Una cosa fondamentale affinché l'ADA funzioni è
che in FreePBX, nelle rotte di uscita, devono essere configurate senza alcun prefisso, altrimenti cliccando sul numero questo non funziona in quanto appunto esige il prefisso. Andiamo quindi a testare il funzionamento, loghiamoci nell'utenza, nei contatti e clicchiamo sul numero da chiamare. Allo stesso modo testiamo il plugin per Firefox, digitiamo ad esempio il nostro numero di telefono in Google, posizioniamoci su un sito qualsiasi, ad esempio quello di Rete Imprese, e clicchiamo sul numero da chiamare. Continuate quindi a seguirci sul nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati.